I beni artistici, i libri, i manoscritti in particolare, ormai sono uno straordinario strumento di riciclaggio, sono uno straordinario strumento di corruzione, sono uno straordinario strumento di costruzione di relazioni illecite. Si tratta di beni che, anche se clandestini, hanno valore costante e anzi votato a crescere nel tempo. È il 24 maggio del 2012 quando l'ex direttore della biblioteca di Girolamini di Napoli, Massimo Marino De Caro, viene tratto in arresto con l'accusa di aver sottratto alcuni volumi per rivenderli illegalmente. La collaborazione delle autorità tedesche ha consentito di bloccare un'asta che aveva oggetto circa 500 volumi. È una delle più importanti e ricche d'Europa di materiale documentale e librario, archivistico librario. Parliamo di libri del 500, del 600, del 700, molti addirittura pezzi unici, un valore straordinario anche sotto l'aspetto più squisitamente commerciale. Le indagini condotte dai carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, coordinati dalla Procura di Napoli, partono dalla denuncia del professor Tommaso Montanari, che sul Fatto Quotidiano aveva raccontato le pessime condizioni di conservazione cui erano sottoposti i volumi della biblioteca. Una situazione drammatica di disfascio totale da un punto di vista sia della conservazione della biblioteca, dei libri fuori dagli scaffali, d'ordine elevato, sia dei proprio dal punto di vista addirittura delle condizioni minime della biblioteca, di ambilati a terra, un cane che camminava per la biblioteca, situazione di totale sfascio, che si poteva constatare solo entrandoci senza chissà quali indagini. La devastazione che abbiamo riscontrato nell'accedere ai locali della biblioteca nella nottata che abbiamo trascorso lì per procedere al sequestro, è stato questo il senso che anche un pochino a noi addetti ai lavori è venuto fuori. Non mi era mai capitato di vedere ancora oggi una situazione di tale degrado nei confronti di beni culturali di una valenza storica oltre che scientifica eccezionale. Questa situazione di originaria debolezza è stata assolutamente acuita ed elevata all'ennesima potenza avviando delle massive movimentazioni di libri e nuove catalogazioni contrarie, secondo i dati a noi disponibili, a ogni regola della biblioteconomia. L'idea era evidentemente proprio quella di sfruttare un momento di crisi della biblioteca, perché non esisteva e non esiste un inventario preciso di tutto quello che era accantonato nella biblioteca, quindi sfruttare questo momento di crisi per poter portare fuori quello che si riteneva più importante, più appetibile per immettere sul mercato clandestino dell'arte in generale, di questo settore di nicchia dei libri in particolare. Danni incommensurabili al patrimonio culturale italiano e napoletano quelli che emergono dalle carte dell'inchiesta. Il giudice per le indagini preliminari, Francesca Ferri, nell'ordinanza di custodia cautelare, sottolinea proprio la facilità con cui migliaia di libri siano usciti dall'Italia per essere consegnati a case d'asta straniere, in un vero e proprio mercato nero di volumi rari. Si tratterebbe di un saccheggio pianificato, visto che la nomina del direttore De Caro avvenne ad onta di ogni regola e grazie alla sua influenza politica. Tra gli indagati spicca infatti anche il nome di Maria Grazia Cerone, collaboratrice del senatore PDL Marcello Dell'Utri. De Caro, come voi sapete, era al momento in cui stava tra questa indagine consigliere del ministro Onaghi, avendo il ministro Onaghi confermato in tale incarico tutti i consiglieri nominati dal precedente ministro, del quale il signor De Caro era stato consigliere già quando era il precedente ministro Galan ministro dell'agricoltura. Ci abbiamo scritto ben prima di oggi, non è nemmeno laureato, era di solito tra le politiche clientelari, perché era stato fatto consigliere del ministro dei culturali da Galan quando lui era legato a Dell'Utri, ex capo di Galan a Pubblica Italia. C'era tutto un sistema di spoglio politico di titoli, non c'era neanche mezzo. Ho sentito molti dire: ah, ma si sapeva da un sacco di tempo. Erano anni che lì si rubava, erano anni che da lì sparivano libri.
dalla misura forse del grado di rassegnazione e di indifferenza della comunità anche intellettuale di questa città verso le sorti del proprio patrimonio culturale, perché di fatto poi la denuncia pubblica di questa situazione nasce da uno studioso fiorentino. So che evidentemente se questi qui sparivano e finivano sul mercato ci sarà stata tutta una struttura, tutta una fiera su cui bisognerà indagare, perché il mercato dei libri antiquari, dei libri antichi, come tutto il mercato antiquario, può avere degli elementi dubbi a volte, ma un conto sono elementi dubbi, un conto è il sistematico svuotamento di una biblioteca storica pubblica, siamo su fuori scala. Adesso il fatto che oggi sia stato arrestato per furto di libri uno che fino a poche settimane fa era consigliere del ministro per i beni culturali dalla misura del disastro, sarebbe veramente come se avesse arrestato il capo della polizia per associazione mafiosa. E mentre c'è chi fa scempio del patrimonio culturale italiano, sempre a Napoli c'è chi difende la cultura rimettendoci di tasca propria. È il caso della biblioteca dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Per me questo è un posto, è sempre stato un posto particolare, magico, perché questo è un posto di uomini, di gente di cultura, ma non di intellettuali. E questo per me è importante, ed è importante per una città come questa che poi ha un patrimonio enorme che deve essere coltivato e incrementato. La biblioteca dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici è il frutto di una vita di ricerca da parte di un grande intellettuale italiano, qual è il presidente, l'avvocato Gerardo Marotta, che ha raccolto una quantità di libri e di volumi equivalente più o meno a 300.000, una selezione accurata che spazia nell'ambito della storia del pensiero politico e filosofico, dei volumi di storia, con molte rarità, pezzi unici anche del Cinquecento. Francesco Compagna finanziò come ministro la restaurazione del Palazzo dei Girolamini e fece costruire la foresteria, i laboratori, ma venne il terremoto e fummo scacciati via dai terremotati. E purtroppo giace nella gran parte della sua composizione in depositi in cui questi libri sono costretti ad ammuffire o comunque in condizioni non proprio ottimali, perché ci sono continui ritardi da parte delle pubbliche amministrazioni nel fornire i locali necessari alla sistemazione, catalogazione e archiviazione dei volumi. Per mantenere questo istituto in piedi ho dovuto vendere tutti i miei beni, tutti i beni di mia moglie, compreso un attico a Roma, i beni dei miei figli, perché il governo ha cessato di dare il contributo a questo istituto e siamo rimasti senza contributo per anni. Questa è una cosa che il governo dovrebbe meditare, un argomento che dovrebbe riprendere nell'ordine del giorno dei suoi lavori, per capire che Napoli ha bisogno di questo istituto, che è un contrafforte della cultura nell'Italia meridionale. Beh, questo luogo sicuramente mi è molto caro, io sono circa 20 anni che pubblico per l'istituto, mi sono state anche riconosciute e premiate alcune ricerche, tra cui anche questa, ma mi è caro perché c'è proprio la storia di quel periodo, perché non dimentichiamo che Gennaro Serra è stato tra i patrioti giustiziati. Il fondo di Mariano D'Ayala è solo un esempio delle cose che comunque a Napoli vanno ancora trovate, vanno cercate e vanno soprattutto difese e custodite. Che si tratta di una tavola necrologica composta da 57 fogli vergati in lingua greca e latina e che quasi sicuramente è stata scritta da un esule dei fatti del 99 che ha voluto comunque riportare alla memoria almeno i nomi di quelle persone che hanno speso la vita per la causa rivoluzionaria. I soldi comunque stanziati per la costituzione appunto della biblioteca dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici sono tutti soldi della comunità europea, quindi fondi europei, e la maggior parte di questi fondi sono stati destinati per l'acquisto dei locali e per la sua ristrutturazione e arredo, cosa che comunque non è stata ancora completata. Questa delibera è la delibera numero 283 del 21 giugno 2011.
Praticamente questa delibera doveva essere l'atto conclusivo della costituzione della biblioteca dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Cosa succede però in questa delibera? Non solo il demanio non informa di questa delibera al settore musei e biblioteche, quindi già solo per questo diciamo che l'atto potrebbe essere dichiarato nullo, ma ci sono due elementi di criticità. Individua come questi locali che possono essere utilizzati come fondi iniziali dei volumi che obbligatoriamente vengono trasmessi in copia alla Regione Campania da editori e aziende tipografiche allorquando pubblicati. Con questa considerazione viene tradito il progetto iniziale della Biblioteca dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, innanzitutto perché si vanno a innestare due biblioteche completamente diverse, una specializzata su temi filosofici e umanistici e una che comprende qualsiasi tipo di pubblicazione viene fatta in Campania. L'ampiezza dei locali non permette l'inserimento di due biblioteche a continuo incremento. A questo punto viene lecito domandarsi se la biblioteca dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici potrà mai entrare in questi locali che la Regione ha comprato proprio per la biblioteca dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. E gran parte dei fondi, per la precisione 1.800.000 euro, erano stati destinati per la digitalizzazione dei volumi. Ora ci chiediamo se, visto i presupposti dell'ultima delibera, se questi locali verranno destinati esclusivamente per i libri della Regione Campania, quindi della Biblioteca della Regione Campania, che ospita comunque libri pubblicati dal 2006 ad oggi, che sono soggetti alle normative di copyright, quindi non possono essere digitalizzati nel loro complesso, ma solo parzialmente, a questo punto ci chiediamo se la somma di 1.800.000 euro possa essere ancora destinata per tale progetto.